Fujifilm ha pensato a un accessorio molto utile per i videomaker, che è questa ventola opzionale, che si può collegare sul retro della fotocamera, prende l'alimentazione dal connettore posto dietro lo schermo, e diciamo che questa ventola, che è la Fan 001, è compatibile sia con la S20 che con la serie XH2 e XH2S, proprio per permettere di prolungare sia la registrazione video per quanto riguarda le riprese in esterna in condizioni di alta temperatura, ma anche per l'utilizzo vlog quando vogliamo fare delle dirette con la funzione webcam, che possono durare, abbiamo visto recentemente dirette che superano lungamente anche l'ora di durata. Ecco, qui possiamo vedere la nuova ventola, il nuovo accessorio di Fujifilm, si chiama Fan 001. Questa ventola inizialmente era compatibile con XH2 e XH2S, ora è compatibile anche con la nuova XS20. Come potete vedere, l'alimentazione è assicurata dai piedini posteriori, quindi non abbiamo cavi da utilizzare, è molto semplice. Dobbiamo semplicemente togliere il tappino dal retro del corpo macchina e avvitarla tramite i due pomelli. Ecco, dopodiché, una volta che la ventola è stata agganciata, possiamo andare a trovare nel menu, nella impostazioni di ripresa. Qui siamo in modalità foto perché questa ventola è utile sia per i video ma anche per le foto, perché molto spesso anche i fotografi si trovano a lavorare in condizioni di alta temperatura. Ecco, vediamo che entriamo nelle impostazioni della ventola di raffreddamento. Abbiamo due modalità automatiche, una che predilige la silenziosità e l'auto 2 che predilige il controllo della temperatura. Dopodiché abbiamo invece modalità che prevedono una rotazione fissa della ventola e abbiamo appunto la bassa velocità, l'alta velocità oppure il settaggio di ventola spenta. Il concetto è che comunque un videomaker che magari sta utilizzando il microfono interno potrebbe privilegiare il funzionamento a bassa rumorosità, invece un videomaker che ha microfoni esterni e in condizioni di alta temperatura potrebbe benissimo utilizzare l'alta velocità oppure auto 2 per il controllo della temperatura. Questo, diciamo, è un grande vantaggio perché abbiamo una ventola che si può rimuovere, quindi tutte le volte a cui le condizioni di temperatura lo permettono, io posso avere una macchina che comunque è più compatta e soprattutto posso lasciare magari anche la ventola a casa oppure portarla sempre in tasca o nello zaino, perché come potete vedere le dimensioni sono molto compatte ed è comunque un prodotto che, pur essendo in materiale metallico, è molto leggero.